E adesso andiamo a teatro con un vero e proprio laboratorio di pasticceria sul palcoscenico, panna montata e cioccolato fondente. Succede al Teatro Furio Camillo di Roma in una commedia dolce amara che presto sarà in giro per tutta Italia. Sentiamo Francesca Capovani. Ma quante volte te lo devo dire che è una cosa che devi fare con delicatezza? Ci vuole delicatezza, delicatezza. Il dolce che mi viene meglio è il profiterol. Faccio una bignè fantastica. Questa è una donna. In cucina, o meglio in pasticceria, come nella vita, bisogna saperci fare. Saper dosare gli ingredienti, bilanciare dolce e amaro, mettere un pizzico di sale dove in apparenza non serve. È quello che succede nella commedia Pasticceri, scritto senza la I, il particolare che manca. Storia di due fratelli dal cuore di burro, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano, ispirata al Cyrano di Bergerac, dove l'apostrofo rosa tra le parole ti amo non ha solo la forma della poesia, ma anche quella del bignè. Perché le baci? Le saluto. Una commedia divertente dove alla fine il pubblico viene invitato ad assaggiare dolci e pasticcini nati in scena. Quasi a voler dire, la vita è come una torta, bisogna saper scegliere, ma il gioco di rimandi e analogie potrebbe continuare. Vorrà dire qualcosa lo zucchero a velo, il burro, la panna montata. Invito tutti voi a scoprire quali sono le relazioni. Thank you.